Si è trasformato in un vero e proprio paradiso del gusto, accogliendo nella grande mostra mercato e nelle vie del centro storico tanti visitatori provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero, in cerca di qualità e buoni prodotti. Si tratta di Acqualagna, la capitale del tartufo bianco, che ha aperto sabato mattina i suoi battenti per l'inaugurazione della 59esima edizione della Fiera Nazionale, una fra le principali manifestazioni dedicate al fungo ipogeo più famoso del mondo. Alle ore 10:30 il taglio del nastro, alla presenza, tra le tante autorità presenti, del sindaco Grassi, dell'onorevole Baldelli, del presidente Carloni, del viceprefetto e del presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha sottolineato che solo facendo squadra si possono valorizzare le nostre identità più profonde. La regione sostiene, promuove, organizza e fa anche da stimolatore, perché noi sappiamo benissimo che la nostra è una regione che può vivere tutto l'anno un'alta stagione se riesce a valorizzare queste realtà, perché sono realtà attrattive che creano interesse anche molto al di fuori del circuito nazionale, ma ci caratterizza anche a livello internazionale. Però dobbiamo far conoscere queste realtà, organizzarle, poter garantire anche quella ospitalità necessaria e soprattutto metterle in rete, perché le realtà importanti sono tante, non devono essere gelose tra di loro, devono essere una squadra. Una kermesse significativa per la città natale di Enrico Mattei, che quest'anno celebra il 62esimo anniversario della sua morte. All'alba di un traguardo storico per la città, il suo 60esimo anniversario, il sindaco Pierluigi Grassi ha avanzato un'importante richiesta alla Regione Marche. Acqualagna diventi fiera internazionale. Noi abbiamo un nome da difendere, un brand importante a livello nazionale che condividiamo in maniera corretta anche con l'altra capitale che è Alba. Per noi è un'occasione per rilanciare il nostro territorio, non solo un fatto gastronomico, ma è un fatto anche legato alla nostra cultura, ai nostri beni storici e ambientali. Voglio ricordare il Furlo, che è uno di quei luoghi che si sposano benissimo con questi tre aspetti: cultura, territorio, gastronomia. All'eccellenza del tartufo si uniscono degustazioni e performance gastronomiche con chef locali impegnati nella preparazione di piatti prelibati al Risto Tartufo, con i suoi 300 posti. Altro appuntamento che ha caratterizzato la mattinata, la Ruscella d'Oro, il premio quest'anno consegnato al direttore del TG1 Gianmario Chiocci, per accompagnare l'informazione del nostro paese con grande professionalità. Prossimi appuntamenti con il Tartufo: l'1, il 2, il 3 novembre e il 9, il 10 novembre.